Sfuma il sogno finale scudetto, ma rimane aperto ancora quello della Champions League. Sabato alla Bianchi la squadra di coach Bettini si giocherà contro Savona la gara 1 di spareggio per la Coppa Campioni, un obiettivo che sarebbe storico per la Pallanuoto Trieste. Tornare subito in acqua è sicuramente il modo migliore per consentire alla formazione di dimenticare in fretta la delusione del terzo capitolo della sfida con i campioni d'Italia. Dopo aver sorpreso gli addetti ai lavori del waterpolo nazionale sbancando la piscina di Brescia in gara 1 ed aver compiuto una rimonta con sorpasso che aveva dell'impensabile in gara 2, fermatosi solo davanti alla lotteria dei rigori, nel terzo atto semplicemente non c'è stata storia. Il 5-0 piazzato da Vicari e Vapensky nel primo quarto ha di fatto già chiuso il match, poi condotto con grande esperienza dalla squadra di Bovo sino al 13-6 finale. Ora per Inaba, Bego, Razzi e tutti gli altri è tempo di ricaricare le batterie e mettere nel carniere quella qualificazione che rappresenterebbe la ciliegina su una torta di una stagione che ha fatto già segnare un altro passo deciso nella crescita di squadra e società. Allora, bentrovati, ore 13:04, abbiamo rimandato in onda il servizio relativo alla chiusura della serie di semifinale, ma non è ancora finita e di questo siamo qui a parlare con Alessandro Scollo, dirigente della Pallanuoto Trieste. Buongiorno Alessandro, bentrovato. Buongiorno a te Marco, un saluto a tutti i telespettatori di Tele4, grazie per l'invito, molto gradito. Il titolo dice tutto, cioè ancora in ballo per la Champions League, perché domani ore 20:45 piscina Bianchi inizia la serie di spareggio Champions con Savona, quindi dimenticare tutto, tornare con acqua e dare massimo. Sì, sì, ci sarebbero tante considerazioni da fare, le faremo magari nel corso della trasmissione passo passo. Domani si riparte dopo la serie con il Brescia, che è stata estremamente dispendiosa per la squadra, è rientrata a Trieste mercoledì sera sicuramente con il morale non certamente troppo alto dopo la sconfitta in gara 3. Si è badato soprattutto a recuperare energie dal punto di vista fisico e mentale, e domani 20:45 piscina Bianchi inizia la serie con il Savona, anche questa è il meglio delle tre. Questa volta avremo il fattore campo favorevole, quindi iniziamo alla Bianchi. Come sempre, per questo è un invito ovviamente ai telespettatori di Tele4 di tornare in piscina, perché sabato scorso c'era un pienone e c'è stata un'atmosfera veramente stupenda, emozionante, indimenticabile. Speriamo di ripeterla anche domani. Prenotazioni gratuite tramite l'app iPrenota, è un procedimento abbastanza semplice, quindi speriamo di vedervi numerosi. Dal punto di vista tecnico sarà una serie complessa. Complessa perché il Savona ha chiuso quarto la regular season, noi siamo arrivati terzi, però è una squadra attrezzata, in campionato ci ha già battuto due volte perché ha tanti giocatori di qualità, un allenatore che motiva i giocatori al massimo. Sarà dura più che altro anche perché c'è un punto interrogativo sul recupero energetico, no? Perché è stata dura, è stata molto probante questa serie con il Brescia, quindi per tornare a giocare ad alti livelli bisognerà recuperare energia e poi rimanere concentrati dal punto di vista mentale, e potrebbe essere un problemino perché, diciamo la verità, sabato per chi c'era l'ha visto, l'obiettivo finale scudetto è stato sfiorato veramente per un soffio. Quindi è stata un po' una mazzata, però la squadra ha recuperato, abbiamo parlato ieri con Bettini, lui è molto fiducioso, i ragazzi sono fiduciosi, quindi ci sono i presupposti per dare battaglia a quel Savona, facendo salvo il fatto che loro sono una squadra, una signora squadra. Paradossalmente abbiamo battuto più il Brescia che il Savona. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì, perché Savona è una squadra che ha tante individualità di spessore, e poi come spesso accade negli sport ci sono accoppiamenti favorevoli e accoppiamenti sfavorevoli. Sembra strano, ma con il Brescia, che sono campioni d'Italia in carica, che sono in finale 8 di Champions, ci accoppiavamo bene, loro soffrono, hanno sofferto in maniera evidente il nostro modo di giocare. Fa da contraltare il discorso che noi soffriamo sicuramente il ritmo, la fisicità, le qualità tecniche del Savona, e sono due squadre che si conoscono benissimo, quindi è indubbio che Bettini la sta preparando nel migliore dei modi anche da un punto di vista tattico. Ecco, con il Brescia, per chi ha visto le partite, insomma in particolare gara 1, ma non solo, il pressing della formazione bresciana era qualcosa veramente di determinante nel gioco della formazione che ha vinto lo scudetto, cioè praticamente quasi a metà vasca venivano, certo, a prendere i giocatori di Trieste.
Savona invece che caratteristiche ha? Diverse? È una squadra che oramai a questo livello nessuna squadra non fa un pressing così asfissiante, così alto. Sì, ovviamente non sono forse la persona più adatta a parlare di questioni tattiche, però sono caratteristiche evidenti queste, no? Certo. Il Savona, tutte le squadre, Trieste, Brescia, Recco, Savona, le prime quattro, ma anche l'Ortigia che abbiamo battuto, il Palermo, sono squadre che vengono subito a pressarti molto alto. Poi dipende anche dalla qualità fisica dei giocatori, certo, quanto ti possono fare male, quanto poi riesci a divincolarti. Diciamo che banalmente nella prima partita di Brescia, Trieste non riusciva a arrivare al consueto, alla consueta distanza dalla porta, no? Esatto, cioè, questo, la difficoltà proprio di avvicinarsi. Esatto, ecco. Fai difficoltà ad avvicinarsi perché ti tengono da lontano dalla porta, il difensore del centro boa spinge tanto ed è poi difficile costruire gioco. Il Savona è una squadra che ha queste caratteristiche, che tende a pressare molto alto e a ritmo. E soprattutto, che però su questo possiamo anche noi dire la nostra, è una squadra che ha tanti giocatori intercambiabili, quindi può schierare tante può operare tante rotazioni e mantenere sempre il ritmo molto, molto alto. Tra l'altro loro sono reduci dalla semifinale scudetto con il Recco, che io personalmente non ho visto perché eravamo sostanzialmente impegnati in contemporanea, però parlando appunto con Bettini, lui mi ha detto che ha visto tutte e due le partite, anche Brazzati, e giocano bene, se in gara 1 con Recco sono un po' magari calati la distanza, hanno perso 14-6, in gara 2 sono rimasti lì e lì, hanno perso solo di due gol nel finale. Insomma, tenere Recco a meno 2 non è cosa che capita a tutti, quindi insomma è un segnale importante sulle qualità di questo Savona. Parliamo un po' dei giocatori, perché ovviamente è stata una prestazione assolutamente di squadra in tutti quei momenti di positività, soprattutto tra gara 1 e gara 2. Però insomma, alcuni nomi. Innanzitutto Inaba, che è stato il mattatore della gara 1, no? Di fatto la vittoria in trasferta a Brescia. Sì, Inaba è stato sicuramente il mattatore di gara 1, ma non so, l'ha segnato una valanga di gol durante tutto il campionato. E poi però Bovo ha ordinato una marcatura alle volte anche forse un po' fuori dal regolamento, no? Qualche lamentela c'è stata poi in gara 3, soprattutto per le maniere piuttosto brusche che hanno utilizzato i difensori del Brescia per fermare Inaba, e lì però non ci possiamo fare niente, no? Da quel punto di vista, se questo è la pallanuoto, un gioco molto, molto, molto duro da un punto di vista fisico, e anche alle volte si usano le cattive maniere in maniera quasi naturale. Sicuramente Inaba è sulla copertina, poi è difficile però togliere qualche merito a qualcuno, perché in effetti tutti hanno dato il massimo, e anche in gara 2 quando ti sei ritrovato con tre giocatori fuori per limite di falli, tra cui appunto lo stesso Inaba, tutti hanno dato quel qualcosa in più e si sono presi anche la responsabilità di andare a tirare i rigori, che davanti a 900 persone in una semifinale scudetto deve essere peso piuttosto importante sulle spalle, però li hanno tirati, dopo li hanno sbagliati, ma questo fa parte del gioco, quindi è difficile poi dare delle valutazioni. Sicuramente, ecco, in gara 2 Oliva, il portiere, ha fatto delle parate strepitose, a un certo punto ha tenuto a galla la baracca, no? Quando loro avevano quei 5-6 gol di vantaggio, poi tutti hanno giocato benissimo, certo, hanno dato tutto fino all'ultima goccia di energia, e quindi non sarebbe nemmeno troppo giusto fare un nome più, un nome meno. No, certo, il contributo di Oliva, che però è determinante, perché come ben si sa, nella pallanuoto, un po' come il paragone credo sia corretto nella pallamano, essendoci tante conclusioni in porta, molte di più rispetto al calcio, per fare un esempio che non c'entra niente, avere un portiere che ti fa un tot di parate in più o in meno cambia le sorti, esatto, della partita. Ma funziona esattamente così, cioè, quindi è ovvio che più che per gli altri sport, in questo caso il calcio, non mi vengono, forse non saprei fare un altro paragone. Solo la pallamano, sì. di ecco, tiri che così. Avere un portiere di grande affidabilità fa la differenza, perché di tiri in porta ne arrivano a decine dalla distanza, dalla media distanza, da vicino, ai rigori, e quindi avere un portiere che non solo è bravo appunto tra i pali, ma è anche poi bravo anche nei rilanci, perché abbiamo fatto diversi gol in questa stagione da rilancio nel portiere che poi mette l'uomo davanti alla porta avversaria. Quindi ci sono tanti aspetti nella pallanuoto da tenere in considerazione, per quanto poi dall'esterno possa non sembrare, è uno sport di grande applicazione tattica.
spesso ne parliamo appunto con lo staff tecnico Brazzati e Bettini, e loro mi dicono, e loro dicono no, a me e a tanti altri dicono sì, ma quando giochiamo con l'uomo in più e l'uomo in meno, mettersi 20 cm più a destra, 20 cm più a sinistra fa la differenza tra prendere gol e non prenderlo. E in una vasca di 30 metri per 20 capirai che 20 cm o 10 non sono così tanti. Certo, certo, fanno la differenza magari anche su quel vantaggio che puoi prendere, su quel passaggio che poi vai alla conclusione spiazzando il portiere. Esatto, esatto, esatto. È proprio una questione di spaziature e di occupazione degli spazi, dello specchio della porta. Ci sono tante particolarità, è anche affascinante poi seguire un allenamento, perché vedi l'allenatore che si mette lì e spiega passo passo, tu stai qui, ti muovi quando la palla va lì, ti sposti ma non di tanto o ti sposti decisamente. Quindi dietro una partita di pallanuoto che noi vediamo grande fatica, tanto nuoto e tanta forza fisica, poi c'è un aspetto tattico che paradossalmente è preponderante. In tutto questo i campioni triestini si fanno valere, i giovani ormai, come dire, giocatori affermati e secondo molti insomma futuro della nazionale. Sì, è un altro aspetto molto molto positivo di questo campionato, che era una cosa che stava emergendo nel corso degli ultimi anni, però quest'anno va detto appunto che i ragazzi triestini, li citiamo ancora una volta, ormai li conoscono tutti, Andrea Mladosic, Michele Mezzaroba e Daniele Podgornik, su tutti hanno avuto una crescita esponenziale dal punto di vista delle prestazioni, e a questo punto potrebbero anche iniziare a meritare con più costanza la ribalta della nazionale italiana. Banca ha detto che in nazionale ci sono tantissimi giocatori forti e non è facile poi andare a rubare il posto a uno o a un altro. Però li abbiamo visti all'opera, no? Sia in gara 1 che in gara 2, gara 3 magari fa una storia a parte con il Brescia, e hanno giocato partite di altissimo livello. Ed è un piacere, no? Visto che poi la società li ha fatti crescere prendendoli veramente dall'under 10. E quindi hanno fatto tutta la trafila del settore giovanile e adesso sono tra i protagonisti della prima squadra. Ed è stato, e penso che per loro è stata un'emozione incredibile giocarsi una semifinale scudetto davanti al loro pubblico così numeroso come era sabato scorso. Tra l'altro, oltre che la crescita tecnica di Akume in campo, c'è anche una crescita fisica importante, perché Podgorni, che era ospite del Caffè dello Sport la scorsa settimana, sembrava la custodia di se stesso 3-4 sì, anni fa. Cioè, sì, praticamente il doppio. Ma non c'è un'alternativa, nel senso, cioè per giocare ad alti livelli è uno sport come la pallanuoto, sì, ok, l'andarina basca, il nuoto, però c'è tantissimo lavoro anche a secco con i pesi. Quindi la nostra squadra è curata dal preparatore atletico Gary Lee, vanno e fanno almeno 3 sedute a settimana in palestra e tirano su dei pesi veramente veramente importanti, quindi diventa fondamentale anche quell'aspetto per crescere fisicamente, perché poi la pallanuoto è cambiata, no? È molto più dinamica rispetto a una volta era un po' più statica, si puntava un po' più sulla fisicità statica. Adesso devi nuotare, devi essere forte fisicamente, devi essere bravo tatticamente, però l'aspetto di crescita muscolare va di pari passo con tutti gli altri, quindi sì, si allenano tanto e poi per fortuna i risultati arrivano, ecco. Allora, messaggio per chi ci segue da casa: voglio andare in piscina sabato a gustarmi la Pallanuoto Trieste, cioè domani 20:45, sì, esatto, come si fa? Esatto, app e prenota, esatto. Ricordiamo. Allora quindi le coordinate le sappiamo, quindi 20:45 si comincia, arrivare sempre un po' prima perché lì il parcheggio è sempre un po' merce rara, no? Davanti alla piscina, voi che intanto venite per lavoro lo sapete bene. La prenotazione, l'accesso alla piscina bianca è gratuito, questa è un'altra cosa importante che tengo a dire. Per entrare in piscina è obbligatorio indossare una mascherina FFP2, che l'altra settimana con 900 persone abbiamo avuto qualche problemino. Si scarica l'app Hai Prenota dall'App Store o da Play Store o Android o iPhone. Si cerca sull'app Hai Prenota il profilo della Pallanuoto Trieste e si compila la registrazione e poi si effettua una prenotazione, una persona singola effettua una prenotazione. Sembra difficile a dirsi, poi in verità è abbastanza facile nell'atto pratico. Sui nostri profili social Instagram e Facebook abbiamo anche scritto un piccolo vademecum in 5-6 punti dove è spiegato passo passo cosa fare. Noi speriamo che ci sia il pubblico delle grandi occasioni anche domani, perché ripeto, sabato scorso è stata un'emozione incredibile,
Da bordo vasca facevamo fatica a parlarci tra di noi vicini perché c'era un frastuono tremendo e che è stata una carica in più per i giocatori in acqua. Il risultato non è stato quello sperato, fa nulla, c'è un'altra partita importante, quindi speriamo davvero che ci siano tanto pubblico. Qualsiasi dubbio, qualsiasi informazione potete scriverci in direct, come si dice in gergo social, su Facebook o su Instagram, e cercheremo di darvi tutte le indicazioni. Però la procedura su iPrenota è abbastanza snella, ecco, quindi è fattibile, vi aspettiamo veramente domani alle Bianchi, perché so per certo che la squadra reduce dalla mezza delusione di Brescia ha bisogno di quanti più tifosi possibili. Grazie Alessandro Scolo, dirigente della Pallanuoto Trieste. Noi torniamo tra poco con il telegiornale alle ore 13:20. Restate con noi. Bentrovati a una nuova edizione del telegiornale meridiano di Tele4. Nuova operazione di contrasto al fenomeno dell'assenteismo da parte delle Fiamme Gialle. Andavano in bar, ristoranti, uffici con l'auto di servizio di Asugi durante le ore di lavoro. Denunciati 5 operai dell'azienda ospedaliera di Gorizia a seguito di un'operazione mirata della Guardia di Finanza. Al bar, al ristorante, a casa, piuttosto che a fare spese durante l'orario di servizio, utilizzando l'auto aziendale. L'ennesima indagine sull'assenteismo delle Fiamme Gialle ha colpito nel segno in Friuli Venezia Giulia, questa volta a Gorizia. 5 operai del servizio manutentivo della sede isontina di Asugi sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza per falsa attestazione di presenza in servizio e peculato. I finanzieri, attraverso indagini tecniche e pedinamenti, hanno accertato l'indebito utilizzo dei veicoli di servizio e il sistematico allontanamento dalle normali attività lavorative per recarsi presso abitazioni private, negozi, uffici, bar, ristoranti, officine e aziende agricole, condotte rilevate anche nel corso dell'emergenza Covid. Secondo quanto ricostruito, gli operai con cadenza pressoché giornaliera hanno raggiunto strutture esterne dell'azienda sanitaria di appartenenza, presso le quali il più delle volte hanno sostato pochi minuti o ne hanno soltanto percorso il perimetro interno senza nemmeno fermarsi, seguendo itinerari di pura fantasia con conseguente percorrenza ingiustificata di decine di chilometri. Nei loro confronti sono stati calcolati oltre 5.000 chilometri ritenuti indebitamente percorsi con veicoli di servizio e oltre 230 ore dedicate ad attività estranee agli interessi aziendali. Torniamo a parlare dell'avvertenza Flex. È stata ritirata la disdetta dei contratti somministrati dei cosiddetti lavoratori interinali della Flex di Trieste, che sono un'ottantina. L'azienda ha dichiarato nell'incontro stamani con Regione e Ministero la volontà di aprire un confronto sul contratto di solidarietà difensiva. Restano invariati però gli elementi del piano industriale presentato ieri, che conferma la volontà dell'azienda di dismettere l'attività di collaudo e assiemaggio a Trieste. Ritiro della disdetta dei contratti interinali, che viene salutato come un segnale positivo da parte della Regione Friuli Venezia Giulia. Attenzione però che poi c'è stata in mattinata un'assemblea di stabilimento che ha deciso per lo sciopero da parte delle maestranze, quantomeno sino a martedì, quando ci sarà l'aggiornamento del tavolo sulla Flex. Il nostro Bernardo Gulotta è stato proprio ai cancelli dello stabilimento Flex nella zona industriale e ha raccolto questa intervista proprio pochissimi minuti fa con, se non sbaglio, Antonio Rodà della Wilm. Stamattina l'azienda si è presentata, ha dichiarato di aver ritirato la lettera con la quale comunicavano le agenzie la fine dei contratti per i lavoratori interinali. Contemporaneamente però ha detto che questa è una precondizione per sedersi al tavolo e cominciare a discutere degli altri 200 lavoratori che vorrebbero gestire sulla base dei contratti di solidarietà. Dopo forti insistenze, anche la discussione di oggi è stata nuovamente aggiornata a martedì. Martedì alle 11 si sarà riconvocato il tavolo, l'azienda si è riservata, diciamo, un paio di giorni per riflettere anche sull'utilizzo degli strumenti da mettere in campo. Abbiamo chiesto anche eventualmente di accedere alla cassa integrazione per trasformazione che il governo ha messo in campo e quindi di rivalutare la posizione complessivamente.
dalla fine dell'assemblea abbiamo proclamato lo sciopero e i lavoratori insomma, hanno aderito e quindi insomma, i lavoratori si fermano. Ieri l'azienda ha parlato fondamentalmente di puntare su tre punti strategici che sono l'hub logistico che fanno per conto del cliente Nokia, le riparazioni dei clienti piuttosto che progetti di cosiddetta meccatronica, mentre tutta la parte di assiemaggio e di collaudo, che è la parte preponderante della loro attività, parliamo dell'80% delle attività che oggi fanno per Nokia, dicono non essere più redditive, non essere diciamo più competitive e che quindi vogliono delocalizzare, vogliono dismettere, loro negano la delocalizzazione, ma questo è evidente nei fatti, è evidente insomma in tutte le azioni che quotidianamente mettono in campo. Parliamo di sanità, riforma della centrale del 118, ne abbiamo parlato ieri sera a Ring con l'assessore regionale della sanità Riccardo Riccardi, che ha fatto il punto sulla possibilità di ristrutturazione al vaglio e le priorità del servizio. Decidete voi, è vero, io ho detto questa cosa chiamando per la prima volta tutti i professionisti che sono impegnati nel sistema di emergenza. Sono una trentina. La prossima riunione sarà estesa non solo ai medici ma anche agli infermieri, perché vedo una deriva pericolosa per la quale c'è qualche nostalgico che ha smesso di fare il medico, è venuto il consiglio regionale che pensa di regolare un conto che secondo me è pericoloso. Se resta la centrale unica non c'è nessun investimento ulteriore da fare, il costo annuo è 2,6 milioni di euro e sono 42 addetti. Conferma queste cifre, Presidente. Poi se si dovesse fare Trieste oltre a Palmanova c'è quasi un milione da investire, costa 3,7 ogni anno, ci vogliono 10 addetti in più rispetto a prima. Trieste, Palmanova, Pordenone, 1,6 milioni adesso, poi 5 milioni all'anno, 70 addetti, 4 centrali, si arriva a 2,2 milioni di euro di investimento, 6,6 milioni di costo ogni anno e 89 addetti. Però attenzione, dietro quei costi ci sono le persone. Certo. Allora noi abbiamo un problema di avere le competenze professionali. Oggi uno dei grandi limiti di quella centrale è che gli operatori, che sono operatori a pieno titolo del sistema di emergenza, svolgono l'attività, la loro attività soltanto lì. E questo è uno dei nodi da risolvere. Un operatore dell'emergenza deve saperti guidare a distanza, ma nello stesso tempo non può rinunciare a fare la sua attività dentro un pronto soccorso, dentro un'ambulanza, dentro un'automedica, dentro anche alle di soccorso, cioè è questo secondo me l'elemento, uno dei primi elementi che deve essere risolto, come non credo sia semplificabile il fatto che siccome uno è nato in un posto, quello sa risolvere i problemi di quel posto, perché i concorsi pubblici e l'attribuzione della responsabilità non determinano il certificato di residenza. Se restiamo con la centrale unica, qua alla voce investimento non è più nessuno, ma ci vuole comunque un investimento da fare, no? nel migliorare questo tipo di sistema. Condivido le parole di Peratone. È evidente che nel momento in cui tu fai una cosa, va bene una centrale unica se è efficiente. E noi lavoriamo affinché le cose siano efficienti. Quindi mi ritrovo nelle sue considerazioni, non potremmo mai partire dal presupposto che si fanno 1, 2, 3, 25, l'efficienza è a prescindere. Attenzione all'alleanza che si è creata fra Russia e Cina. Dopo la guerra in Ucraina, il prossimo passo potrebbe essere l'invasione cinese di Taiwan, con il rischio di una vera e propria terza guerra mondiale. Lo ha detto Giulio Camber, il già senatore di Forza Italia, intervistato dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino ieri sera nel corso di Ring. Assistiamo a un nuovo allineamento, o se vogliamo chiamare, ad una nuova alleanza tra Russia e Cina. Da una parte la Cina sta richiedendo da anni di rivedere una serie di situazioni, cioè di contare di più nel mondo, e cioè ancora più chiaramente che non sia soltanto l'America a fare il cosiddetto gendarme del mondo. La Russia fa una richiesta analoga. Allora, gli analisti concordi dicono che il secondo tempo di tutto quello che sta dell'Ucraina sarà a un certo momento il tema di Taiwan Formosa, dove la Cina cercherà di occupare Taiwan Formosa, dove ci sono stati sempre in questi mesi degli sconfinamenti. Sono come quando uno fa una lite, no? Prima ti do due colpetti, va bene? E poi vediamo quando sei contro il muro com'è. Stiamo vivendo
una creazione di blocchi, addirittura propedeutica, in futuro a questo secondo capitolo che potrebbe essere veramente la terza guerra mondiale. Questo è il disegno geopolitico possibile? Rischio? Il rischio è altissimo. L'Italia avrebbe modo di giocare un ruolo serio in questa cosa qui, dove il ruolo serio non può certamente, qualcuno dice, limitarsi a non fornire le armi. Però potrebbe essere un segnale, questo. No? Cioè un inizio di segnale per trovare una trattativa. Deve esserci un inizio di segnale da qualche parte. C'è stata una dichiarazione formale del Presidente degli Stati Uniti. Ha testualmente detto: in questa situazione ci sono due maiali. Se l'è presa all'interno degli Stati Uniti con Trump e l'altro era Putin. Allora io faccio sempre un esempio sciocchissimo. Se uno avesse dato del maiale a Hitler, Hitler si sedeva con quello a un tavolo, forse non si sedeva a nessun tavolo e bruciava il tavolo per principio, però se tu cominci a dare del maiale a uno, poi gli dai dell'assassino. Ora, sono situazioni che se cominciano così basta poco per derapare in situazioni incontrollabili. Questa sera a Ring, in studio con Ferdinando Avarino per il dibattito comunale, Sabrina Morena del PD, Giorgio Rossi della lista di Piazza, l'assessore alla cultura, Lincoln Matteoni di Fratelli d'Italia, assessore all'educazione, Riccardo Laterza, capogruppo del Consiglio Comunale di Adesso Trieste. Alle 22.15, scusate, Federico Pastor sulla situazione delle società sportive, poi mezz'ora dalle 22.30 alle 23 con Anna Mareschi Danieli, Matteo Zoppas, Enrico Samer e Lorenzo Terraneo per parlare chiaramente di imprenditoria e di situazione anche collegata alle conseguenze della guerra in Ucraina nella nostra regione. Ci spostiamo per parlare invece di comunali a Gorizia. Vedete già inquadrata l'intervistata che è Laura Fasiolo del PD, candidata a sindaco per la coalizione di centro-sinistra, che risponde anche lei esattamente come abbiamo sentito ieri l'attuale sindaco e ricandidato per il centro-destra Ziberna sulle politiche del lavoro per i giovani, per farli rimanere nel Isontino. Primo tema su cui sentiremo tutti i candidati sindaco in questi giorni. Sentiamo. La questione lavoro è un reale problema, soprattutto per i nostri giovani. La città è l'ottavo posto in Italia per immigrazione di giovani. Un conto è che i giovani vadano a fare esperienze positive all'estero. Un'altra cosa è che i giovani si trovino nello stato di necessità di andare all'estero. E noi dobbiamo recuperarli tutti, rendendo centrale il lavoro. Attraverso che cosa? Attraverso tutta una serie di misure sulle quali io ho cercato di lavorare anche nella mia esperienza parlamentare, cioè l'istituzione di una più ampia possibile zona logistica semplificata, rafforzata, che abbatta il fisco, abbatta la complessità burocratica e quindi diventi attrattiva per le imprese. Imprese zero inquinamento, questo è un nostro forte obiettivo, imprese che significhino polo tecnologico, alta tecnologia e che riescano ad attrarre giovani con competenze. Quindi anche corsi post-diploma, corsi di formazione che diano immediata possibilità lavorativa ai nostri studenti. Venerdì prossimo Open Day al Tartini, il Conservatorio aprirà le porte della sede di Via Ghega per far conoscere meglio se stesso e le proprie proposte formative. Umberto Bosazzi. Mancano pochi giorni al Tartini Open Day. Venerdì 27 maggio, a partire dalle 14.30, il Conservatorio aprirà le proprie porte per presentare se stesso e la propria offerta formativa. L'offerta formativa è ampissima e parte dai corsi di base ai propedeutici, quindi parliamo di una fascia di età che va tra i 10 ai 15 anni, per proseguire con i corsi accademici, quindi il triennio e il biennio, bachelor e master level. In questo caso parliamo di studenti che stanno ultimando la scuola superiore o hanno già finito le scuole superiori. L'Open Day è dedicato ai futuri studenti del Conservatorio, una realtà culturale ormai imprescindibile dalla storia della città. I corsi strumentali sono praticamente tutti gli strumenti coperti, abbiamo oltre 115 corsi, oltre al jazz, alla direzione di coro, alla direzione d'orchestra, al teatro musicale e alle nuove tecnologie con la musica elettronica. Saranno gli studenti a fare da guida e ad illustrare quanto il Conservatorio può offrire dal punto di vista didattico, ma non solo. Guideranno gli ospiti attraverso un percorso
che mostrerà loro da vicino cosa vuol dire essere musicisti, cosa vuol dire formarsi come musicisti. Il percorso dell'Open Day, fra l'altro, consentirà di conoscere anche alcuni spazi del conservatorio, la cui sede in via Ghega è ora un sito all'avanguardia. È stata organizzata una passeggiata musicale all'interno degli ambienti del conservatorio. E gli ospiti, a gruppi di 25, saranno accolti dagli studenti del conservatorio e accompagnati in questa passeggiata. E veniamo ora invece ad una curiosità. È stato poco fortunato il destino del mulino a vento che nel 1788 fu costruito a San Giacomo per volontà di un imprenditore. La struttura durò pochi anni a causa di un vento, quello di Trieste, labora troppo discontinuo. Il mulino fu abbandonato ma diede lo stesso il nome alla via che lo attraversava. Nel 1788 un imprenditore vuole costruirsi una sua struttura appunto per sfruttare meglio questa attività. Ecco. Ricorderei come i mulini erano importantissimi. Noi sappiamo tra l'altro dalla storia che già sotto i romani c'erano i mulini, ecco. E fino al 1719 i mulini erano pochini. Perché? Perché la popolazione era poca, ecco. Ma tornando a noi, ecco qui l'imprenditore che nel 1788 a San Giacomo, nella zona del mulinamento, ha messo questo mulino, ecco, aveva pensato di utilizzare non tanto quindi la forza del torrente, dell'acqua, ma quella del vento, ecco, facendo però uno sbaglio, perché è vero che a Trieste c'è il vento, ma è a intermittenza, certi giorni non ci sono assolutamente vento, non c'è assolutamente vento, certi giorni c'è perfino la bora che va a 70-80 e che scardina un po' queste strutture, queste pale. Per cui questo mulino durò molto poco, durò alcuni anni e fu abbandonato e questa struttura rimase per tanto tempo. Questo è una parte di un bel disegno del 1805 che riprende la città, si chiama Trieste e Portofranco nel 1805, ecco, questo è un particolare. Il cerchio sotto è quello che oggi noi chiamiamo Piazza Garibaldi, che da allora si chiamava la Piazza della Barriera Vecchia, e quella freccia indica quella che allora era la via del Mulino a Vento. Cosa vi colpisce in questo particolare? Ecco, che attorno non c'è assolutamente niente. Non ci sono case, non c'è nessuna struttura, eccetto quella parte in alto sopra, col numero 6, col cerchio, che è il rudere del mulino a vento. Quindi non si è scelto solo perché il mulino a vento aveva colpito un po' la fantasia, la curiosità della popolazione, ma perché era l'unica struttura significativa della zona che ha quindi dato il nome a via del mulino a vento. Da cui il termine roba de galauca in Triestina, l'ha detto anche il nostro ospite questa mattina a Sveglia Trieste con Bernardo Gulotta. Andiamo a vedere il meteo, bel tempo in Friuli Venezia Giulia. Oggi, venerdì 20 maggio, su pianura e costa cielo in prevalenza sereno, sui monti cielo sereno al mattino, poco nuvoloso il pomeriggio, venti di brezza, situazione sovrapponibile anche per la giornata di domani sabato con temperature fino a 24 gradi e anche la domenica più o meno dovrebbe essere simile, forse con qualche annuvolamento, si toccheranno sulla costa i 25 gradi, nella bassa pianura friulana si supereranno invece i 30, quindi con questa sostanziale estate già a maggio. Vedremo poi come si proseguirà nel corso dell'estate vera e propria. È tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro telegiornale, ci vediamo questa sera alle 19:30 con il telegiornale, ore 21 c'è Ring, restate con noi.